Ravviva in noi, Signore, nel segno di questa santa aspersione, il ricordo delle nostre origini dall'acqua e dallo Spirito, nell'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova. È sorella terra che viene benedetta nel giorno della prima benedizione dei trattori della terra di San Francesco di Assisi. Un'occasione voluta dall'Automobile Club Storico Assisano, dalla confraternita di Castelnuovo e soprattutto dalla volontà di Alessio Castellani, che coltivava da tempo una passione, quella dei modelli dei trattori, e un giorno ha deciso di portare i trattori veri ad una manifestazione, ad un raduno. Cosa difficile far spostare i trattori, ma l'occasione era questa della benedizione, come vedete fare in questo momento. Proprio nel momento in cui la terra si risveglia, sorella terra si risveglia e torna a iniziare a produrre i buoni frutti. È il momento di tanti lavori sui campi, dopo quello che è stato il freddo dell'inverno, è il momento di prepararsi alla primavera. È il momento di ricevere la benedizione per 114 trattori e trattoristi che arrivano non solo dalla terra di Santo Francesco, ma da tutte le zone intorno, fino da Spoleto. Qualcuno si è avventurato con il suo trattore sulla strada per poter partecipare a Santa Maria degli Angeli a questa iniziativa. La prima iniziativa di quella che potrebbe diventare una sorta di raduno annuale dei trattori. Una volta tanto i trattori in piazza al raduno non per protestare ma per ricevere la benedizione. È l'occasione comunque, lo vedete dalle immagini, Alessio Castellani che saluta i trattoristi. È un momento comunque per fare festa, anche perché poi si andrà tutti quanti da Garfagna a fare pranzo, a fare occasione di festa e di stare insieme. Ma è il modo per ritrovarsi, per parlare dei tanti problemi dell'agricoltura, ma per parlare anche delle tante soddisfazioni di chi investe centinaia di migliaia di euro per comprare un trattore che possa servire per il lavoro di contoterzista, che possa servire per la propria azienda agraria, che possa servire per uso zootecnico o per uso agricolo. Già, perché sono tante le utilizzazioni del trattore nell'agricoltura. Un raduno tutti insieme per percorrere le strade di Santo Francesco, per far capire ad Assisi e a coloro che abitano nelle frazioni che è il momento di risvegliare la nostra agricoltura, di risvegliare la nostra terra, la benedizione perché sia un anno nuovo carico di felicità e soprattutto di soddisfazioni per la nostra terra. Buongiorno. Che benedizione oggi, eh? Eh sì, speriamo bene. Buongiorno.
Rai 3. No, è un besivu questa. No, è le sole. Sbagliate che spingono la telecamera. Ecco, sbagliamo a parlare. Alberti! Questa è via. Ha fatto proprio una cosa. Oh, comunque non vi ci trovi perché io farei qualche po'. Ma sono vecchie quelle piante a Fiesolini, non fanno più. Ne ho ringiovanite un po', ho fatto la potatura di ringiovanire. Che si sono messo? Questo è il tecnico responsabile della New Holland. Ma ci proviamo. Chiudi pure, andiamo. Dio, pubblicità per secata. Del frate nostro. Ah, beh, di Davide. Salve. I testi, questo? Ah. Ecco, siamo noi. Ma vado, ci riprende. Conosce delle trattoriste? Sì. Sì. Deve Turini. È vero. Stavamo dall'altra parte, la seconda era meglio. Volete bene bene? Sì. Va bene? Tu non sei italiana? No. Di dove sei? Ucraina. E quando sei arrivata in Italia come è scappato fuori il fatto di fare la trattoria? Perché sto accompagnata con vetturini, tutte trattori, macchinari agricole, tocca fare. Sali oggi, sali domani. E tocca imparare per forza. Tocca imparare per forza. Va bene, ho fatto la intervista. Sì, sì, posto, grazie. Grazie a lei. No, io non le metto però adesso no. Gli occhiali questi, no? No, io adesso che devo dire? Che dico adesso? Come si porta il trattore? Com'è? Ah, benissimo, è un salotto, è un salotto il trattore. Poi che devo dire, insomma, è una bella manifestazione, ma questo dopo dove va a finire? Ah, in televisione? No, allora parli con i figli miei, ma no? Adesso, intanto parliamo con la mamma. Mi dica che devo dire, io rispondo. Come nasce questa idea di fare la trattorista? Purtroppo quando uno c'ha il marito trattorista nasce l'idea che bisogna prendere il trattore e lavorare. Una mano. Scende, sale, arviene, tutte queste cose, insomma, ecco da come nasce la passione per il trattore, più che altro per l'agricoltura, perché diciamo grazie all'agricoltura che ci fa comprare i trattori. Ecco. Ma venite qua sempre a me intervista, anche da loro può intervistare, no?
Ma non... come fanno a salvarla? Come fanno a salvarla? Non è... Una che è in troppa confusione, se mangiano troppo è tutto fra di loro. Siamo sempre quelli di prima, eh? Sì, sì. Sì, devo dire che questa mattina come assessore all'agricoltura del nostro comune, del comune di Assisi, ringrazio questi agricoltori che sono venuti soltanto a manifestare con i loro mezzi agricoli e ringraziare il Signore, con la benedizione anche di Padre Davide. Grazie a tutti, buona domenica e buon lavoro. Come va questo qui? Tu vuoi fare sui video? Invece amici, ma sei che hanno fatto parte di questi amici che sono qui dietro, non mangiano niente. Dopo la benedizione, i vari ringraziamenti, eccetera. Nel nome del Padre, per i grandi segni del tuo amore, profusi nel corso dei secoli sulle generazioni umane. Per tua grazia, Signore, i nostri antichi padri dissodarono palmo a palmo questa cara terra e la resero fertile e ospitale. Essi appresero da te, o divino seminatore, la difficile arte di seminare in solchi di pazienza per mietere nella gioia, e alla scuola del Vangelo vissero i drammi e i travagli della vita contadina come una parabola della croce e del regno. Sono della tua grazia, resti vivo e coerente il senso dell'onestà e della generosità. Questa piccola patria campestre, sostenuta dai valori della fede e da un istinto tenace di giustizia e di libertà. Guarda benigno, Padre, alle nostre campagne, i nostri trattori, gli oliveti. Il mondo soffre, lotta e spera, perché non manchi mai ad ogni uomo la casa, il pane. Sana il flagello delle tempeste e fa che nel tranquillo svolgersi delle stagioni sia fecondato i cui nomi sono nel libro della vita. Ravviva in noi, Signore, nel segno di questa santa aspersione, il ricordo delle nostre origini dall'acqua e dallo spirito, nell'attesa dei cieli nuovi e della terra nuova. Per Cristo, nostro avvocato e mediatore.
E sono tedeschi, no? E per trovare i pezzi. E il magazzino non lo fa nessuno. Perché presuppongono il conto terzista che tu lo fai lavorare più, giusto? Che bene. Il trattore, insomma. Sì. Guidano gli altri in Italia. Sì. Ah, io te parlo di te, non mi parlo di altri stati, io purtroppo. Va a vedere quello che faranno in Romania, in Bulgaria. Vabbè, ma mia la colpa non è loro. No,
La colpa è di chi, ha fatto in Europa che doveva dettare le leggi e le leggi non le detta. Infatti se non so se tu l'hanno dato. Cavalli, fai il conto. Esportazione. Se non trovi la grande distribuzione che te lo distribuisce. Vedi, tanto per tornare sul discorso. Tanto che passavano, stavo a guardare. La metà sono nuove, l'altra metà sono mischi tra il becco di tacchino. Andare a riscuotere una fattura, ti dico anche che fa, se non riesci a fare la fattura. Le carte, fortunatamente non ha bisogno, perché sto in campagna, ma ancora c'è papà e mamma che all'epoca. La gente è arrivata da Carfagna, guarda di lì, gli hanno entrato in pista. Il tacchino 3 euro. Il petto, non è che dice tutto, no, il tacchino, eh. No, il tacchino intero, la fettina. E dopo il tacchino gli ha levato il petto, non è che gli sa quello che c'è, perché c'è parecchi ossi, eh? I cosci e basta. L'ala, giusto per farci il brodo. Per farci il brodo. Portala verso di me, va. Piano piano, Ciao Sergio. Oh, buongiorno. Immaginavo che te davi una leccata, no? Salute! Salute, Saluta al signore, Ma come prima
Siamo nati a tuo figlio. Quell'altro cilino sta sorgiando. Santo Francesco con la benedizione dei trattori ad un altro Santo Francesco che è arrivato lo scorso anno, la benedizione per Via Lattea, no Sergio? Sì, è nata il 5 aprile, fra poco compie un anno, e il 4 marzo ci riceverà il Santo Padre a Roma con una delegazione della provincia e qualche amico. Beh, che effetto fa sapere che questa Via Lattea cresce e che la scuderia Garfagna è così legata a questo pensiero? Sicuramente sono tutte cose positive, specialmente in un momento per l'Ippica in modo particolare d'enorme crisi. Speriamo che sia l'inizio di un cambio di rotta della nostra situazione. Tanti di questi trattori vengono dal Consorzio Agrario, bisogna anche ricordarlo, no? Beh sì, sono tutti agricoltori che io ho conosciuto nei 35 anni di lavoro al Consorzio Agrario e hanno partecipato a sto primo raduno. Siamo partiti un pochino in ritardo perché l'iniziativa è partita da 10-15 gennaio, solo circa un mese a disposizione. Abbiamo cercato di fare il migliore per radunare tutto qui il territorio, ma siamo propensi per il prossimo anno di migliorarlo e farlo invitando a partecipare tutto il centro Italia. È il momento della vite, no? Riscopriamo adesso la potatura. Sì, la potatura in questo periodo, sì, le prime concimazioni ai grano tenero, duro, come ripeto. E il prossimo anno vorremmo iniziare in tempo a organizzare questa manifestazione invitando anche le migliori, come si dice, associazioni che fanno parte dell'agricoltura, anche per promuovere i prodotti del nostro territorio. Tutto nasce dalla passione, perché bisogna raccontarlo, che tu hai una collezione straordinaria di trattori. Oggi non più modellini, te li sei visti tutti insieme. Sì, oggi fortunatamente ho avuto l'occasione di fare questa giornata così bella, grazie anche al tempo e anche a tutti gli agricoltori della zona che hanno partecipato a questa festa.
di realizzare il mio sogno, trasformare la mia collezione di modellini in una collezione reale, via, tra virgolette. Come è nata questa idea? Perché la giornata del ringraziamento, della benedizione? Perché per coinvolgere questi trattori serve un qualcosa che li spinga a venire e essere col tempo gratificati. Così abbiamo deciso di fare questa giornata, grazie a San Francesco che ci aiuta a far sì che le campagne possano sempre migliorare anno per anno, a farli venire sperando che la campagna migliori, ecco. Percorso da Santa Maria degli Angeli, siamo arrivati fino qui a Carfagna. Sì, perché l'intenzione sarebbe che ogni anno faremo un percorso diverso per coinvolgere tutte le varie frazioni del comune di Assisi. Chiaro che riguarda San Francesco, tutti devono sapere che si fa questa cosa e ogni anno la ingrandiremo per le varie frazioni del comune.